Perché in realtà io sono la strega! Ah, ha chiuso tutte le porte! Paura, 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 Elena, paura, paura! Elena, è stata colpa tua se adesso la strega ha la bacchetta magica! Sei tu un idiota che non la sai custodire! Ma tu lo sai che non ti puoi fidare di me! Maledizione, Vittorio! Adesso siamo rinchiusi qua dentro in questa stanza! Come facciamo ad uscire? Elena, calmati, tranquillizzati! Fai un bel respiro profondo. Va tutto quanto bene, la Vitto Family riuscirà a cavarsela anche in questa situazione. E poi la strega non ci ha rinchiuso qua in questa stanza, ha semplicemente sbattuto le porte. Adesso Vitto Family vi faccio vedere che se giro la maniglia la porta si apre. Vedi Elena, questa qua si chiama maniglia e serve per aprire le porte. Guarda un pochettino come si apre. Volevo dire che sicuramente le altre porte si apriranno, perché non siamo certo in trappola in questo posto, vero? Per esempio, quest'altra porta si dovrebbe aprire per forza, guarda. Va tutto quanto bene. Vitto Family, aiuto, le porte non si aprono, come facciamo? Ma aspetta, aspetta, calma, calma tutti, c'è ancora un'altra porta. Vittorio, le porte non si aprono. No, 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 adesso ci penso io. C'è ancora quest'altra porta, è tutto quanto sotto controllo, guardate. Vitto Family, siamo sul serio, in trappola qua dentro. Questa qua non si apre, questa qua neppure. La terza porta nemmeno. Le finestre, i mobili non si vogliono aprire. E nemmeno questo pacco di biscotti si vuole aprire. La strega la pagherà cara, perché puoi togliermi tutto, ma non i biscotti. E se tu non avessi rubato quella bacchetta magica, a quest'ora la strega non avrebbe la bacchetta. E puoi pensare che per tutto questo tempo Foxy era la strega. Ho anche riso insieme a lui, ci ho giocato. Vittorio, dobbiamo trovare un modo per collaborare. Ci deve essere una soluzione. Sì, d'accordo. Allora mettiamo anche il presupposto che noi riuscissimo ad uscire da questa stanza. Però poi ci sta un piccolissimissimo problema, mia cara Elena. Come diavolo facciamo ad affrontare la strega se lei ha la bacchetta magica, eh? Noi siamo la Vitto Family e non abbiamo paura di nessuno. Ah, Vitto Family, aiuto! La strega ci è rinchiusa qua dentro! Vittorio? Siamo in trappola! Voglio la mia mamma. Pipistrello, siamo in trappola. Non riusciremo mai ad uscire da qui, già lo so. È meglio quindi che ci abituiamo a convivere insieme, Pipistrello, perché saremo per sempre qua dentro. E io non voglio stare qua, ho così tante cose da fare. Pipistrello, dobbiamo fare un sacco di cose. Fare dei giochi di società per passare il tempo. Cucineremo hamburger. E non lo so come facciamo adesso. Vedo le stelline proprio lì. Vittorio, dobbiamo trovare un modo per uscire. Ritorna in te. Mi dispiace, ma il dottor Vittorio adesso non è in casa. Ma se vuole prendere un appuntamento. Allora questo qua significa che niente più gite al parco. Pazienza, tanto il parco mi stava annoiando. E poi niente più feste con gli amici. Pazienza, tanto ultimamente i miei amici erano così noiosi. Dimenticavo, niente più pizza. La mia pizza? No! Adesso basta! Quella strega la pagherà cara! Adesso è colpa sua se non potrò più assaggiare quella deliziosissima pizza che adoro tantissimissimo! No, Vitto Family, dobbiamo fare qualcosa e vendicarci di quella strega, no? So cosa fare! Adesso gliela faccio vedere io! Stupida strega, sappi che stiamo arrivando! Bene, Vittorio, fagli vedere di che pasta sei fatto! Niente da fare, Vitto Family, non ce la faccio ad aprire la porta. È come se questa porta fosse stata stregata. Facci entrare, stupida strega! Ah, oh, 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 oh.
Sì, Vito Family, mi sa che la porta è stata stregata dalla strega. Che gioco di parole. E adesso mi sa che è meglio non toccare questa maniglia. Potrebbe succedere questa scossa, o magari anche di peggio. Elena, dobbiamo trovare un modo per fuggire che non sia utilizzare la forza. Sì, sì, allora se non possiamo utilizzare la forza, dobbiamo utilizzare la testa. Ah, giusto, la testa, perché non ci ho pensato prima? Utilizzare la testa, ho capito. Bene, allora, siete pronti? Siete pronti per lo show? Pronti? Partenza, via! Carico! Ok, non ce la faccio. Ma non intendevo la testa, intendevo il cervello, che sembra proprio che tu non abbia. In genere nei film horror le porte si aprono sempre con una candela o spostando un libro. Un libro, una candela? Ma scusa, non riesco a capire. Come diavolo si fa ad aprire una porta con un libro e una candela? Non ha assolutamente senso. Bisognerebbe utilizzare una chiave, non un libro e una candela. Vito Family, e poi sono io quello che non ha il cervello. Sì, sì. È bellissima, però è anche un pochettino stupida. Un libro e una candela, ma per favore. Tu dovrei credere che un libro riesca ad aprire una diavolo di porta. Ma dai, smettila. Un libro e una candela, ma cosa diavolo vuoi che fa? C'ha un libro e una candela. Ci è riuscita Vito Family, come diavolo ha fatto? Complimenti Elena! Tutta quanta fortuna! Sì, complimenti! Maledizione, dovevo aprire io la porta! Allora, siccome tu hai aperto la porta, che ne pensi di andare prima tu? No, vai. Allora, io non ci voglio entrare e tu non ci vuoi entrare, quindi c'è soltanto un modo per risolvere la situazione. Carta, sasso, forbici! Le forbici battono il sasso, quindi mi dispiace Elena, ma devi entrare prima tu. Giusto? Il sasso batte le forbici, ti sei dimenticato? Ma no, sono le forbici che battono il sasso. Va bene, vado prima io. Oh mamma, Vito Family, ho paura di entrare qua dentro. Allora, vado. Sei così grande, coraggioso. No, perché devo andare io? Perché io? No, io non ci vado qua dentro. Ho paura, ci voglio andare. No. Ok, salve. C'è nessuno in questa stanza? Ok, Vito Family, apparentemente sembra che non ci sia nessuno, quindi nessun problema. Ah, io che mi stavo preoccupando, vabbè, andiamo a vedere se ti... Foxy, mi hai fatto prendere una cavolo di paura, ma come... Aspetta un momentino, Foxy? Foxy, ti abbiamo trovato, sì, che bello. Vito Family, abbiamo trovato Foxy, perfetto, uno degli obiettivi l'abbiamo completato. Ti voglio tantissimo bene, Foxy, mi sono creduto tantissimo. Non respiro. Oh, scusami. Bene, Vito Family, aspetta un momentino. E chi mi dice che tu non sei la strega che si è di nuovo trasformata in un pupazzo, eh? C'è soltanto un modo per scoprirlo? Le streghe sono allergiche all'acqua. Che cosa puoi fare? No! Che schifo! Ok, Vito Family, Foxy non è una strega. Che bello. Ciao Foxy, come stai? Frenate un secondino. Elena, chi mi dice invece che tu non sia la strega, eh? C'è soltanto un modo per scoprirlo. No, Vittorio, no, non lo farò. No, Vito Family, nemmeno Elena è la strega. Perfetto. Perfetto, Vito Family, il video sta per finire qua. Elena mi sta per fare a pezzi e quindi io adesso me ne vado.